Bentornati a Mantova Segreta, la trasmissione che prova a raccontarvi le storie più interessanti di una città che ne ha tantissime, basta sapere dove andarla a cercare. E noi oggi siamo tornati all'interno del Palazzo Ducale di Mantova, per la prima volta entreremo in questo complesso che è un complesso enorme, più di 34.000 metri quadrati di superficie, più di 1.000 stanze, una vera e propria città nella città. E oggi faremo un percorso in verticale, partiremo qui dal punto più basso del Palazzo Ducale e andremo su fino a salire a quello che era l'appartamento del Paradiso, uno dei punti più alti del Palazzo Ducale, e devo dire che faremo un percorso che pochi hanno fatto e attraverseremo degli spazi che pochi hanno visto. In realtà vi prego di seguirmi alla scoperta di alcuni dei luoghi più nascosti del Palazzo Ducale di Mantova. Questa piazza è uno degli snodi di Palazzo Ducale, qui passano molti degli itinerari che attraversano tutta la Reggia Gonzaghesca. La discesa di Santa Barbara, c'è il passaggio che porta al cortile della Cavallerizza, la Zoiolera, lo splendido campanile di Santa Barbara con la facciata della Chiesa Palatina e poi anche il volto oscuro da cui arrivano i Lanzichenecchi per il sacco del 1630 e l'ingresso da Piazza Castello. Ma noi adesso arriviamo a fare un percorso che non tutti fanno per entrare all'interno di Palazzo Ducale. Siamo proprio al centro del complesso di Palazzo Ducale e oggi per il nostro percorso però facciamo qualcosa di diverso dal solito. Proviamo a entrare in Palazzo Ducale da questa scala. Questa scala è una scala molto importante, uno perché collegava il cortile d'onore alla piazza Santa Barbara, quella della chiesa, e due perché forse da qui salì D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, nel 1907 in una delle sue prime visite mantovane. Siamo arrivati al nostro primo livello in questa salita verso il Paradiso e entriamo in uno dei cortili più interessanti del Palazzo Ducale, che è il cosiddetto cortile d'onore. E anche questo cortile, come Piazza Santa Barbara, è uno snodo di percorsi all'interno del Palazzo Ducale. Uno dei tanti nomi che ha avuto è anche cortile dei quattro platani, sono stati ripiantati appunto di recente. Ma qui attorno ci sono alcuni tra gli spazi più incredibili del palazzo. Al piano terra ci sono i camerini di Isabella d'Este, quelli descritti da Maria Bellonci, e al piano superiore abbiamo l'appartamento degli Arazzi, la Galleria Nuova, la Galleria degli Specchi e anche il Corridoio dei Mori. In pratica una serie di percorsi che si incrociano qui dentro questo cortile d'onore. E sotto questa loggia c'erano anche dipinte delle immagini di città, tanto che si chiamava Loggia delle Città, non più esistenti, ma le città le incontreremo ancora in questo nostro percorso. Due ultime curiosità prima di proseguire nel nostro percorso. Una che qui al centro del cortile c'era la statua del Genio della Libertà, la parte sommitale del Monumento ai Martiri di Belfiore, che adesso è stata invece spostata e rimontata nella Valletta di Belfiore. Ci sono ancora delle foto d'epoca che fanno vedere questa conformazione del cortile. E poi che nel cortile girano alcune tartarughe e sembra una casualità, ma sarebbe bello anche pensare che sia un riferimento a quello che era uno dei simboli di Tazio Nuvolari, donato da Gabriele D'Annunzio all'uomo più veloce del mondo, l'animale più lento. Ma ora è il momento di tornare a salire in questo nostro percorso verso il Paradiso.
Ed è una vera emozione rientrare nell'appartamento dei nani dopo tanti anni, sì, perché questo è uno dei luoghi forse più conosciuti dai visitatori del Palazzo Ducale, ma anche tra i meno frequentati, anche per le dimensioni delle stanze che rendono difficile una fruibilità ai gruppi di visitatori. Eppure devo dire che è anche un marcatore temporale. Quando parli con i mantovani, chi è stato all'interno dell'appartamento dei nani parla di quando frequentava le elementari, negli anni 70, primi anni 80, e questo appartamento dei nani viene voluto da un altro personaggio molto molto singolare, che è il figlio di Vincenzo I Gonzaga, il secondogenito, Ferdinando Gonzaga, che fu cardinale a Roma e che decise di abbandonare la porpora cardinalizia nel 1615 per diventare a tutti gli effetti duca della città. E siamo in questo piccolo atrio dell'appartamento dei nani, con queste tre scale che salgono al piano superiore. Poi parleremo di queste scale, ma qui vorrei solo dirvi che anche la guida rossa del Touring parla dell'appartamento dei nani, e quando cita questi piccoli spazi dice: attenzione nella discesa, scalini piccoli adatti ai nani. Spiace spegnere la fantasia e l'immaginazione che ci dice che questo era l'appartamento dei nani, perché in realtà uno studioso ha scoperto che questa è la riproduzione in scala minore della Scala Santa in San Giovanni Laterano. Là le scale sono 5, qua sono 3, e i gradini sono piccoli in realtà, perché si dovevano salire in ginocchio queste scale. A Roma la Scala Santa è santa perché la madre di Costantino, l'imperatrice Elena, ritrova la scala del pretorio a Gerusalemme e la porta a Roma. Qui in realtà le scale non sono naturalmente sante, ma il cardinale Ferdinando vuole avere un ambiente devozionale, e le tre scale ci portano ad entrare nel Sancta Sanctorum. Una specie di labirinto questo intrico di stanzette, e siamo all'interno di quello che era il Sancta Sanctorum, la parte più segreta, quella dove il cardinale, poi duca Ferdinando, porta le reliquie che c'erano in Santa Barbara, e porta anche una di quelle porzioni della reliquia dei sacri vasi del sangue di Cristo che i Gonzaga distribuivano un po' in tutta la città e davano anche come cemento di relazioni diplomatiche. È questo l'utilizzo che veniva fatto di questo ambiente, che verrà utilizzato però molto molto poco. L'appartamento dei nani è quindi in realtà uno spazio devozionale da utilizzare soprattutto durante la settimana pasquale, quando veniva anche aperto alla città. E prima di proseguire nel nostro percorso, questo ambiente ha anche ospitato le riprese dei Promessi Sposi televisivi del 1989, quelli di Salvatore Nocita. Qui era ambientata una scena nella Milano durante la rivolta appunto del pane, e Bruno Gambarotta si affacciava proprio da questa finestrella. La cosa interessante è leggere una guida del Palazzo Ducale di Mantova, scritta da Guido Giannantoni, una guida molto antica, dove si parla dell'appartamento dei nani. E dice: questo groviglio di stanzette e cunicoli, che formano una delle curiosità più care al visitatore di questa immensa reggia, vuole la tradizione, lo ripetono le vecchie guide, che questa fosse l'abitazione dei nani di corte.
A noi ripugna il pensiero che i signori potessero obbligare persone, fossero pure deformi, buffoni, a vivere in ambienti tanto tristi ed angusti, tanto più che sappiamo in quanto onore fossero tenuti dai loro principi, così che non pochi di loro ne ebbe qualcuno a suo confidente. Propendiamo perciò a ritenere che questo fosse un luogo di sosta donde più presto potessero salire per la scaletta interna nelle stanze ducali, quando venivano chiamati ad aglietare coi loro motti e frizzi l'annoiato padrone. E prima di ricominciare il nostro itinerario verso il paradiso, ci fermiamo in questo piccolo ambiente che sembra essere una piccola cappella, una piccola chiesetta con le nicchie e con un altare sullo sfondo. In effetti questo appartamento dei nani, o queste catacombe in corte come le chiamavano, perché quando viene addossato il corridoio da questa parte non c'è più molta luce, è uno spazio tra i più affascinanti del palazzo. Ma noi riprendiamo a salire nel nostro itinerario di scoperta al centro di Palazzo Ducale. Qui siamo al livello dell'appartamento del duca Vincenzo I Gonzaga. Qui dietro ci sono i saloni famosi con il soffitto del crogiolo, il soffitto del labirinto, quello del forse che sì, forse che no, e visto che abbiamo iniziato la puntata con Gabriele D'Annunzio, è un chiaro riferimento a da dove lui ha preso il titolo del suo romanzo quando passò per il Palazzo Ducale di Mantova. Ma oggi vi regaliamo una vista davvero inedita. Ed è uno splendido privilegio essere sopra questa terrazza che fronteggia Piazza Santa Barbara, da cui siamo partiti per questo nostro itinerario in verticale alla scoperta del Palazzo Ducale. Qui si hanno delle viste incredibili, il campanile del Duomo e poi la facciata appunto di Santa Barbara con il suo campanile colpito dal terremoto, e di recente sono state risistemate anche le balaustre che erano state danneggiate, e poi si vede anche la zoiolera, si intravede il giardino dei semplici e si arriva fino a su dove stiamo per arrivare noi, e ancora più su al vertice del Domus Nova con i suoi pilastrini molto eleganti. Qui siamo arrivati proprio al livello dell'appartamento del duca Vincenzo I in questa nostra salita appunto verso il paradiso, e torniamo ad affacciarci fuori da una finestra anche per renderci conto di dove siamo nel nostro percorso in verticale attraverso il Palazzo Ducale. E siamo in questo piccolo ambiente che è la cappella di questo appartamento del duca Vincenzo I, c'è uno splendido soffitto, ci sono delle grottesche alle pareti, è un quadro che rappresenta San Longino e la Maddalena. Ma quello che mi interessa raccontarvi da qui è la vista che si gode dalla finestra. Siamo proprio sopra Piazza Paradiso, si vede la via Corte e si vede tutto questo spazio di Palazzo Ducale dall'alto che si apre davanti ai nostri occhi. E riprendiamo a salire, stiamo arrivando verso la fine della nostra puntata in cima al Palazzo Ducale. Questa elegantissima scala, circondata da finti marmi, da grottesche veramente molto eleganti, si vedono anche i segni di quelli che abitavano appunto il palazzo nel periodo di Vincenzo, in particolare Leonora de' Medici, di cui vediamo lo stemma con le sei palle alle mie spalle. Ma una delle cose più interessanti è anche questo splendido soffitto della scala.
E di fronte allo stemma di Leonardo de' Medici abbiamo lo stemma invece di Vincenzo I Gonzaga, del Duca, con il collare dell'ordine del Toson d'Oro che lo decora al di sotto. E noi lasciamo questi piccoli spazi per entrare in alcuni ambienti che sono tra i più incredibili del Palazzo Ducale e pochissimi visti nei percorsi di visita. Bellissimo entrare in queste stanze che sono le salette delle città e che fanno riferimento anche al, potremmo dire, la galleria delle mappe geografiche in Vaticano. Qui sembra di essere in Google Maps prima appunto di Google Maps, perché abbiamo tutte le mappe di tantissime città, tra le più famose abbiamo Londra, abbiamo Venezia, abbiamo Mantova, Firenze, Verona, ed è uno spettacolo vedere come questi cartografi disegnano all'interno delle lunette queste mappe che per alcune città sono ancora assolutamente riconoscibili. Qui abbiamo tra l'altro al centro della volta anche una decorazione con due angeli che portano una croce in trionfo. Si tratta di stanze che facevano parte probabilmente di un appartamento privato di Vincenzo, all'interno del quale il Duca mette anche alcune quadri molto molto particolari che ci raccontano molto dell'aspetto e del carattere di Vincenzo I Gonzaga. In queste due camere, che sono le due camerette, le due salette delle città, si vedono altre mappe di città europee. È un po' come se Vincenzo I Gonzaga avesse voluto portare tutte le città del mondo o del mondo conosciuto allora all'interno di queste due camere. Quella della croce, appunto, che abbiamo visto prima, quella dell'angelo dove siamo adesso con questa decorazione al centro del soffitto. E qui ci sono tutti i simboli che parlano chiaramente di Vincenzo I Gonzaga e della moglie Leonora de' Medici. Lo stemma dei Gonzaga, lo stemma dei Medici, l'impresa del crogiolo e poi anche una curiosità. All'interno di queste stanze Vincenzo, almeno secondo la tradizione, secondo alcuni studiosi, avrebbe portato tutti i ritratti delle donne più belle del mondo. Questo duca di Mantova per molti sarebbe il perfetto duca del Rigoletto, ma bisogna anche dire che è il duca che ha dato il via alla raccolta e alla collezione dei Gonzaga, è quello che ha portato Mantova forse al più alto livello come potenza e come gloria. Siamo passati attraverso il camerino delle Cicogne e siamo arrivati nel punto finale del nostro itinerario di oggi. Perché qui siamo nel punto più alto, siamo così qua sopra ci sono i torrioncini della Domus Nova e questo era l'ufficio del sovrintendente fino a un po' di tempo fa, uno spazio splendido in cui lavorare anche per la vista paradisiaca che si ha del lago inferiore, ed è per questo che l'appartamento, almeno secondo la tradizione, viene definito appartamento del paradiso. In questa sala dei quattro elementi sono state molte modifiche, era divisa in due, c'era una cappella, adesso abbiamo i quattro elementi, abbiamo terra, acqua, aria, fuoco e abbiamo tutta una serie di decorazioni a festoni di frutta e di fiori e abbiamo degli stucchi molto molto interessanti. In effetti qui siamo proprio nella zona che poi viene riutilizzata da Carlo I, il Gonzaga di Nevers, quando arriva e che la risistema dopo il sacco di Mantova del 1630. Pensate che addirittura qui Carlo I porta i camerini di Isabella che vengono rimontati in questo spazio e che all'inizio davano un po' da pensare agli studiosi, ma poi vengono in occasione dei restauri del Palazzo Ducale degli inizi del Novecento smontati e rimontati dove sono tuttora, nell'appartamento isabelliano di Santa Croce. E
In questo piccolo spazio furono montati i camerini di Isabella. La storia dei camerini è molto particolare perché furono smontati e rimontati più volte in alcuni luoghi del palazzo, dal castello all'appartamento vedovile, vennero qua e si spostarono anche da Mantova quando nel 1917, dopo la rotta di Caporetto, ci fu la paura che gli austriaci sarebbero arrivati qua sulle rive del Mincio e avrebbero potuto portare via questi documenti molto preziosi. Tenete conto che ce n'è addirittura una copia che è stata realizzata agli inizi del Novecento per una mostra che si tenne a Roma e che è ancora qui all'interno del palazzo. Ma non possiamo lasciarvi finire la puntata senza anche farvi vedere quella che è la vista paradisiaca del lago inferiore e che è anche quella che dà il nome all'appartamento. E da qui si vede il giardino dei Semplici, si vede il lago inferiore e si vede anche quello che è lo spazio oggi occupato dal Museo dei Vigili del Fuoco, dove c'era il Teatro Vecchio e la Torre di Sant'Alò, una delle viste più incredibili che si possa avere da questo angolo davvero fantastico della città. E dopo essere saliti così in alto fino in paradiso, adesso torniamo con i piedi per terra e utilizziamo qualcosa che i Gonzaga naturalmente non avevano. E siamo tornati qui per chiudere la puntata, siamo tornati con i piedi per terra in questo splendido percorso che ci ha portato ad attraversare in verticale tutto il palazzo ducale e le stanze che abbiamo attraversato sono proprio alle mie spalle, quelle finestrelle che ci sono lì sotto il voltone sono quelle da cui ci siamo affacciati dall'appartamento dei Nani, ma siamo partiti da Piazza Santa Barbara, il cortile d'onore, le catacombe in corte, appunto l'appartamento dei Nani, per arrivare poi su all'appartamento di Vincenzo, quella splendida terrazza su Santa Barbara e facendo la scala di Leonora nelle camerette delle città, che sono tra i miei luoghi del cuore del Palazzo Ducale, perché è una sorta di Google Maps prima di Google Maps, sei lì eppure vedi tutte le città del mondo conosciuto. E poi non potevamo chiudere la puntata senza farvi vedere la vista paradisiaca del lago inferiore. E allora vogliamo ringraziare il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e anche il complesso del Museo di Palazzo Ducale per averci autorizzato a queste riprese. Vi invitiamo a venire a vedere Palazzo Ducale, a seguire le prossime puntate e vi diciamo buona passeggiata.